È finita la pausa estiva anche per i trofei Motestate, che tornano proprio qui dal circuito di Varano, dove lo siamo stati nel primo round, ma adesso le cose si fanno sempre di più interessanti e vive, belle calde, perché questo è il penultimo round di questa stagione prima di affrontare l'ultimo di Cervesina, e quindi gli ultimi ritocchi per il campionato, gli ultimi punti da assegnare sono proprio qui e potremo avere già dei bei colpi di scena. Stiamo per andare a vivere le gare della 300 e della Sport Bike. Nella categoria 300 troviamo la di Casagrande Contari davanti a Sala, Dotti, Virone, Iotti e Colombo. Sarà una bella lotta per il campionato, mentre invece nella Sport Bike abbiamo Soretti dalla Pol seguito da Sarchi e Starnone. Arriva l'ok da parte dei Marshall e ora diamo la parola ai piloti. Casagrande Contari dalla pole con la sua supermono, il semaforo è rosso e si spegne in questo momento. Non è un buono scatto quello di Dotti dalla terza posizione, e buono invece quello del suo compagno di squadra Iotti, che prova subito a sopravanzarlo, mentre Casagrande Contari, che farà sicuramente una gara totalmente diversa rispetto agli altri con la sua supermono, moto un po' diversa rispetto a quelle della 300 che vede alle sue spalle, quindi lo vedremo andare via in solitaria come stiamo vedendo adesso verso la parabolica, ma dietro la vera battaglia è qua dietro, soprattutto per questa gara ma anche per il campionato, con Virone che si è messo in seconda posizione. Siamo con Nicola De Pieri intanto dal fondo della parriglia, se lo vogliamo dire alla spagnola, dal fondo di questo schieramento, che affronta adesso il rettilineo dopo la parabolica, mentre invece Casagrande Contari vola davanti a tutti in questo momento, si impenna un po' la sua supermono in uscita dalla seconda variante di questo circuito, rinominata anche prima S, poi dietro il gruppettino che si gioca questo campionato, perché andiamo a recuperare un po' la classifica di questa 300 in questo penultimo round di Varano, con Virone davanti a tutti con 97 punti, seguito da Andrea Sorrenti con 86 punti, Sale terzo con 84, seguito da Iotti e Dotti un po' più staccati con rispettivamente 73 punti e 68 punti per Dotti, che non ha avuto un bello scatto in questo inizio di gara. Vola via Casagrande Contari, inizia un altro giro molto importante perché andremo a vedere i primi tempi cronometrati, mette fuori la gamba di salvataggio, mette fuori il piedino, il numero 23 che ci ricorda Michael Jordan, ci ricorda Luca Salvadori, ci ricorda tantissime figure importanti nel mondo dello sport. Casagrande Contari che mette un po' anche a pendolo la sua moto di traverso, che come dicevamo prima inizio gara farà sicuramente una gara in solitaria totalmente diversa, data comunque la moto diversa che ha rispetto a queste 300 come queste di Stefano Sala, che è inquadrato in questo momento. Sicuramente sarà una lotta molto importante per il campionato, che a meno di clamorosi colpi di scena non si chiuderà qui a Varano, perché comunque i distacchi, come abbiamo detto prima, 97, 86, 84 sono molto ridotti, e quindi la possibilità di vedere il campionato chiuso qua a Varano sono molto ridotte, e si andrà molto probabilmente a Cervesina, a Pavia, per l'ultimo round, che sarà sicuramente molto intenso e bello, perché vedere un mondiale, ma comunque un campionato giocato fino all'ultima gara, fino all'ultimo chilometro, fino all'ultimo metro, sarà sicuramente molto emozionante. Andiamo a vedere il primo passaggio di Casagrande Contari con la sua supermono, chiude in un 11.576 il suo primo passaggio sul traguardo. Arrivano però i big di questa categoria con Sala in seconda posizione che gira in 13.4, 13.5 per Virone, 13.8 per Dotti. Vediamo dalle posteriori della moto di Sala, inquadrato un compagno di squadra, Mattia Virone, leader di questo campionato, mentre Iotti gira in 13.7, Colombo 13.8, sono comunque molto lì vicini tutti i piloti. Gara che per il momento è in fase di studio, la 300 ci è sempre abituato a gare stile Moto3 con tutti i piloti in scia, tanti gruppetti di piloti sono sempre stati comunque loro i protagonisti di questo campionato, sono stati Sala, Virone, Dotti, Iotti, abbiamo visto a Sprazzi anche Riva, abbiamo visto tanti piloti in lotta per, ovviamente Sorrenti, perché ci mancherebbe, lì in lotta per il campionato, che però partendo dalla settima posizione ha fatto un po' più fatica in queste tornate. Siamo in on board con Iotti mentre che affronta la Jack X, la curva X. Fatica un po' Sorrenti, che è peccato perché comunque è lì in lotta per il campionato, ma sta facendo un po' più di fatica rispetto a questi tre piloti qua davanti, che sono loro quelli che si giocano questo campionato e affrontano un altro passaggio sulle traguardo. Andiamo a vedere i
tempi che andiamo a monitorare. Vediamo con Sala che gira in 13.3 per Sala, che continua a cercare il passo giusto per staccare Virone, che gira in 13.4, e ancora sono tutti molto lì vicini, come lo è Dotti in questo momento a Virone, che ha fatto il giro più veloce della gara in 1.13.193. E quindi attenzione, perché Dotti sembra essere propenso a voler attaccare Virone qua in fondo, che ha perso qualche metro rispetto a Sala. E vediamo adesso, perché ci dovrà preoccupare piuttosto di Lorenzo Dotti, che è lì pronto a talonarlo. Eccolo qua, intanto Andrea Sorrenti, il numero 68, che è un po' più attardato in questo momento, si trova più lontano dal gruppettino che è lì alle sue spalle, girato in 1.19.4 il suo ultimo passaggio. Ha girato probabilmente un piccolo errore, sicuramente ha fatto sicuramente un piccolo errore, perché altrimenti non si spiega. Affronta le ultime curve ancora Casagrande Contardi sul traguardo, altro passaggio sul traguardo, 1.11.509 per Casagrande Contardi. Andiamo a rimonitorare intanto i tempi, soprattutto quello di Sorrenti, che prima ha girato in una maniera particolarmente lenta, quindi avrà fatto sicuramente un piccolo errore. Lì vediamo i passaggi, Sorrenti torna a girare comunque sui tempi importanti, 1.13.6 ovviamente, quindi aveva fatto un errore in precedenza. 1.13.0 per Sala, 1.13.1 per Virone, 1.13.4 per Dotti, che si è appena più staccato nei confronti di Virone, ha perso qualcosina nei confronti del pilota che in questo momento è leader del campionato, ancora anche in modo virtuale, perché comunque Sala davanti a Virone in questo momento non sarebbe protagonista della leadership del campionato, ma andrebbe a passare Andrea Sorrenti in campionato, sarebbe secondo in questo momento Sala in campionato, perché comunque Sorrenti lì dietro intorno alla sesta, settima posizione fa più fatica e perderebbe punti nei confronti di Stefano Sala, il numero 14 in questo momento in seconda posizione. Ricordiamo 10 giri di questa gara, siamo praticamente verso la metà di questa carriera, se lo vogliamo dire alla spagnola. Nuovo passaggio sul traguardo che sta per arrivare di nuovo con Casagrande Contardi, che sappiamo che sta facendo un'altra gara. Lo monitoriamo sul passaggio, 1.11.345. E ancora un po' scodinzo, la mette anche un po' a pendolo la sua supermono numero 23, mentre Sala, mentre Virone ha staccato Dotti, si sta avvicinando a Sala, quindi andiamo a vedere. 1.12.995 per Sala, giro più veloce, 1.12.954 per Virone, che gira un millesimo più veloce di Stefano Sala. È il giro più veloce della categoria 300, perché Casagrande Contardi ovviamente con una supermono gira un secondo e due più veloce. Intanto si muove un po' Sala, rischia di andare un po' largo, ma riesce a chiuderla alla parabolica. Quindi Virone, grande giro da parte di Virone, gira in 1.14.1 per Dotti, che ha perso molto tempo. Sì, 1.14.1 per Dotti, che ha perso molto tempo nei confronti di Virone, l'abbiamo visto. 1.13.5 per Iotti, mentre invece Sorrenti gira in 1.13.6. Quindi ancora una volta i tempi sono particolarmente vicini, ma non sono vicini quasi i due piloti qua insieme, Virone e Sala. Andiamo in onboard con Sala, alziamo un po' il volume, andiamo con lui in onboard alla Jackie X, poi verso la Ferrari di cavallo. Sempre mette fuori la gamba di salvataggio, fuori il piedino Casagrande Contardi, che ha girato in un 11.2 l'ultimo passaggio. Andiamo a monitorare questi tempi, sarà molto interessante il passaggio di Sala. 13.1 per Sala, 13.0 per Virone, mentre Dotti gira in 13.8, ormai dice forfè, deve abbandonare la speranza di un podio in generale, sarebbe comunque terzo in questa categoria. Si volta Dotti per vedere alle sue spalle un gruppettino molto interessante di piloti che sono lì insieme, Colombo, Sorrenti, che sono lì insieme in battaglia. Dotti che comunque si può consolidare questa posizione, anche se comunque non deve ovviamente abbassare la guardia. Siamo on board intanto con Nicola De Pieri, che viene sopravanzato in questo momento. Andiamo a monitorare i suoi ultimi passaggi sul traguardo, il suo giro più veloce ovviamente, che più tardato è in 1.22.954. Andiamo on board con Iotti, eccola qua la bagarre, che la stiamo vedendo, la bagarre molto interessante. 1.13.9 il giro più veloce, il giro precedente di Iotti, il suo giro più veloce 1.13.5, mentre Sorrenti prova a farsi vedere, prova già a farsi vedere. E intanto qua rimane sempre invariata la situazione fra Sala e Virone. Vediamo se in questi ultimi tre giri sarà una bagarre fra i due, anche se Virone qualcosina, ancora sembra che gli manchi qualcosina nel cercare di poter attaccare il proprio compagno di squadra.
Arrivano insieme alla staccata, Virone è vicino e va un pelo largo Sala e si mette dentro Virone, sì, riesce a portare il sorpasso, ne approfitta subito dell'errore del compagno di squadra numero 14, prende anche un po' di metri, è un peccato per l'errore di Sala che probabilmente forse dalla tabella sul traguardo gli avranno segnalato che stava arrivando Virone, che stava arrivando molto forte. Andiamo a vedere l'ultimo passaggio che ha girato in 13 e 0 13 e 1, praticamente gli stessi tempi, 13 e 0 Virone, 13 e 1 Sala, e ovviamente questo tempo di Sala sarà sicuramente molto più alto dopo l'errorino che ha fatto e ne ha approfittato subito. Leader del campionato Virone, mentre intanto qua una grande bagarre nelle retrovie con Sara Guerrieri in lotta, che si riesce a mettere dentro e chiude la porta all'esterno e va a mettersi in 15ª posizione, così riesce a portare a termine un buon sorpasso, si mette sul traguardo, sventolano anche le bandiere blu là dietro. Mette fuori, oh com'è, attenzione qua, in entrata quel numero 33 che ci ricorda, parlando sempre di moto, il numero 33 di Marco Melandri, quello di Sara Guerrieri. Sempre bello vedere ovviamente delle presenze femminili anche nel mondo del motorsport, perché non è solo un mondo maschile questo. Mentre intanto si mette dentro Silvia Comincioli, va dentro, si butta dentro la parabolica e anche lì duello tutto al femminile, così bellissimo, bellissimo, bellissimo. E andiamo ancora una volta con Nicola De Pieri, che affronta le prime due cure per poi affrontare la parabolica e poi andare a mettersi sul rettilineo doppiato. Ovviamente lo passa in questo momento Dotti ed eccoli qua i piloti sopravanzati, anzi le pilotesse come le vogliamo chiamare, sono qua in lotta. Poi c'è anche Fritsch Fabian con la sua supermono, ricordiamo che Sara Guerrieri ovviamente anche lei su una supermono, non una 300 come siamo abituati a vedere in questo momento su onboard, con Iotti che va ad attaccare e passare Nicola De Pieri doppiato. E siamo ancora qua, e siamo ancora qui, attenzione, duello non tutto al femminile, abbiamo una presenza maschile all'interno di questo terzetto, che è proprio Fabian Fritsch, seguito, anzi insieme a Silvia Comincioli e Sara Guerrieri, bellissima bagarre, inizia l'ultimo giro, tocca anche un po' l'erbetta per il numero 23, Casagrande Contardi, che sta andando a vincere in solitaria, come comunque ci aspettavamo questa gara. Non abbiamo più notizie invece per quello che riguarda Sala e Virone, che erano in lotta, anzi no, Virone aveva passato Sala, Sala in quell'errorino lì che aveva fatto, aveva appunto girato in 14 e 6, quindi proprio quell'errorino lì è stato fatale per la sua seconda posizione. Ma eccoli qua in lotta, si è rimesso davanti, se lo siamo persi purtroppo, le GS l'è perso, ma è una grande bagarre come sempre fra questi due piloti, lotta per il campionato. Di nuovo Virone si mette dentro, va all'attacco Virone, dovrà andare un probabilmente largo, va largo, infatti si rimette dentro Stefano Sala che incrocia alla parabolica e sul rettilineo, e sarà sicuramente una grande bagarre in questo momento. Attenzione, attenzione, i due in lotta per il campionato, e Sala quello che deve, non ha niente da perdere, e Virone comunque gli restituisce il favore, va un pelo largo e Sala può incrociare, la può preparare bene. Purtroppo però peccato, si stacca la regia su Casagrande Contardi, in solitaria lo sappiamo che andrà a vincere, affronta le ultime cure, bravo, complimenti, sicuramente grandissima vittoria in solitaria per lui, 1:11:104 il suo giro più veloce, è anche il giro più veloce della gara. Casagrande Contardi c'è, va a vincere così, bravissimo, c'è, lo diciamo anche alla Guido Meda, ovviamente bravissimo Casagrande Contardi. E là dietro come va a finire, arrivano i doppiati. Arrivano, sì, doppiati, arrivano sul traguardo, arrivano Sara Guerrieri, arriva, non c'è Silvia Comincioli, attenzione, peccato, e poi adesso arriviamo sul traguardo, chi la spunta? Sala su Virone, la spunta lui, la spunta Sala. Sotto con la sport bike adesso, dal fondo dello schieramento sventola la bandiera verde, aspettiamo che vada via quella rossa e possiamo dare di nuovo parola ai piloti. Il semaforo è rosso in questo momento e parte la gara della sport bike. Un buono spunto quello di Roberto Jason Sarchi, mi sembra, non è bellissimo infatti quello di Mattia Sorrenti, il Pullman, ma è ancora più bello quello di Starnone che si mette subito davanti a tutti alla prima curva, prova Sorrenti all'esterno a reagire, mi sembrava Starnone quello a fianco a lui, e si mette in terza posizione, riesce a sopravanzare e addirittura fa segno già con il braccio, scodinzola con il braccio il Pullman, il numero 21 Mattia Sorrenti, di voler dire già a Starnone, no scusate, a De Stefanis, accodati che andiamo subito lì dietro a Starnone e Sarchi che sono là di davanti a tutti. Eccolo qua, mette fuori il piedino, la gamba di salvataggio Fabio Starnone, seguito da Roberto Jason Sarchi che ha vinto gara 1, questa qui è la gara 2 ricordiamo della sport bike, Sarchi che ha beffato Starnone nel finale, è andato a vincere gara 1, purtroppo invece Mattia Sorrenti è stato subito fuori e out subito alla curva numero 3, la parabolica, è uscito subito di scena al primo giro dopo la partenza, un colpo molto brutto per il mondiale, purtroppo è caduto anche in un piccolo leggero contatto che c'è stata all'entrata della prima S, la seconda variante di questo tracciato. Matteo De Stefanis che anche lui dovrà rifarsi in questa gara, quindi sia Sorrenti che De Stefanis chiamati al riscatto in questa gara della sport bike.
che anche qui arriva in un giro di boa molto importante per il campionato. Andiamo intanto con Luca Carone on board sul rettilineo del traguardo, partito dalla 13esima posizione. Luca Carone, non un bellissimo weekend fino adesso per lui, un po' in difficoltà il pilota numero 74, che ci ricorda dei girocato, mette fuori il piedino di salvataggio intanto Starnone, che prova ad allungare un po' nei confronti di Sarchi. Sicuramente Starnone vorrà riprendersi questa rivincita nei confronti di Sarchi, dato che in gara 1 il numero 313 l'ha beffato, è riuscito a portare a termine di circa 2 decimi il sorpasso giusto che gli ha permesso di vincere con 2 decimi la vittoria, gli ha permesso di vincere appunto, e si è portato alla vittoria di campionato di questa Sport Bike. In questo momento attenzione, perché qua Solente è molto vicino a Sarchi, prova subito, va dentro, prova di filarsi, sembra essere molto difficile, stacca molto forte Sarchi alla Jack X, era un bel punto dove provare l'attacco, forse era un po' lontanino Sorrenti, vediamo la ferro di cavallo, non ci sono possibilità, ma Sorrenti è molto vicino per poter provare un attacco, e tra poco andiamo anche a monitorare i primi tempi che stiamo per vedere. Dicevamo che comunque il campionato di questa Sport Bike rispetto alla 300 che abbiamo visto prima ha qualche buco in più, ma lo aspettiamo ancora qualche secondo a dirlo, perché Sorrenti è molto vicino a Sarchi, è molto vicino, Sorrenti si mette subito, si infila, mette fuori la gamba di salvataggio, va di traverso, ma Sarchi stacca molto forte, gli chiude la porta in faccia, grandissima reazione da parte di Sarchi, il leader di questo campionato, perché è proprio Roberto Gesù Sarchi il leader di questo campionato della Sport Bike con 93 punti, la rimette di, va di traverso nuovamente, Sorrenti è molto vicino, Stannone che ancora non riesce a fare quel vuoto definitivo, ma un vantaggio che basta comunque per poter proteggersi. Stannone e Sorrenti, scusate, in scia, prova a infilarsi alla prima S, ancora una volta un po' lontanino per poter provare l'attacco. Dicevamo Sarchi il leader di questo campionato con 93 punti, seguito da Starnone a 67, terzo c'è De Stefanis a 60, quarto Mattia Sorrenti a 51, che con lo 0 di gara 1 ha perso un po' di punti e stavolta si presenta, c'è molto forte in vista della X rispetto al giro prima, l'ha calcolato molto bene, uscito più forte, si mette dietro Mattia Sorrenti e si porta in seconda posizione, così il pilota che in questo momento, come detto prima, è in quarta posizione nel campionato e adesso vuole prendere punti nei confronti soprattutto di De Stefanis, che un po' più attardato prende punti, e virtualmente Sorrenti adesso è in terza posizione nel campionato e è adesso alla caccia del pilota in questo momento. Davanti a tutti in gara Fabio Stannone, il numero 75, che non vorrà di certo cedere la vittoria, ma Sorrenti sembra essere molto molto propenso all'attacco subito, sembra avere un po' di più. Sorrenti sicuramente ha un gran passo gara, ha girato in 1.09.708 il giro più veloce della gara, 1.10.1 per Stannone, 1.10.2 per Roberto Jason Sarchi. Siamo invece con De Stefanis, che l'ultimo giro ha girato un secondo più lento rispetto ai tre davanti, 1.11.199 per il pilota numero 384, che purtroppo è incappato in 1.0 in gara 1 all'entrata di quella che sta affrontando adesso, che è la prima S rinominata così, la seconda variante, la seconda chicane di questo circuito, l'autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melegari. L'affronta in questo momento il pilota Yamaha, il compagno di squadra Starnone è lì davanti a tutti invece, tallonato però da Mattia Sorrenti, che è molto vicino ancora, mette fuori il piedino e verso la ferro di cavallo per poi affrontare le ultime curve di questo tracciato di Varano. Andiamo a monitorare i tempi perché sembra essere propenso Sorrenti, andiamo a monitorarlo perché il giro più veloce di Sorrenti che è stato fatto prima in 1.09.7, un pelo largo Starnone. Vediamo le gomme intagliate della Yamaha, ma il terzetto è comunque un bel terzetto, perché comunque Sarchi è rimasto lì, è rimasto lì Sarchi, anche se appena appena qualche decimo di differenza ce l'ha, paga un po' più rispetto a Sorrenti nei confronti di Starnone, però andiamo a vedere i passaggi sul traguardo, 10.4 Starnone, 10.4 anche Sorrenti, sono tutti lì molto molto vicini, 10.7 invece per Sarchi, che sì, un po' pelo più attardato lo è. Nuovo passaggio sul traguardo adesso anche per Luca Carone, che prova a mettersi dentro, si butta dentro Luca Carone, no, non va dentro, non riesce a compiere l'attacco Luca Carone, che è l'ultimo passaggio sul traguardo, comunque ha girato in 13.5, prova a mettersi dentro la parabolica, ce lo stacca purtroppo la regia, ma dovrebbe averlo compiuto a meno che di un... di una chiusura infernale della staccata, ma si dovrebbe essere messo dentro come lo sta facendo adesso Sorrenti, si mette dentro come l'ha fatto prima su Sarchi, lo rifà adesso su Stannone, che però potrà provare a incrociare perché ha dato un pelo largo il numero 21, lo vediamo ricomparire, sì, lo vediamo ricomparire Stannone, ma va largo e di nuovo incrocia, sembra Dovizioso Marquez, si mette dentro così di nuovo Sorrenti, vediamo se Stannone ce l'ha lì, no, perché è finito davanti Sorrenti e si è messo davanti, grande attacco da parte di Sorrenti. E si è messo così davanti a tutti, grande attacco, mentre Sarchi ha replicato Sarchi su Stannone, ne ha approfittato della, probabilmente della bagarre, ne è riuscito ad approfittare, si ripresenta il duello che abbiamo visto in gara 1 dove l'ha spuntata proprio Sarchi, vedremo stavolta chi la spunterà fra Stannone e Sarchi.
vorrà sicuramente prendersi la rivincita, il pilota numero 75 nei confronti di Roberto Jason Sarchi. Non lo vuole vedere davanti ancora, non lo vuole vedere vincere un'altra volta un duello, mentre Sorrenti invece ha fatto il vuoto a tre giri dalla conclusione. Grande, grande gara da parte di Sorrenti, che sicuramente, peccato davvero per gara 1, l'abbiamo visto veramente fuoribondo, non voleva parlare appunto con nessuno perché sa che il campionato se lo può giocare, sa che aveva un passo veramente fantastico, purtroppo in gara 1 è uscito subito di scena alla terza curva e che purtroppo le ha fatto perdere punti importanti per il campionato. E tutto questo è andato a vantaggio sia di Starnone che di Sarchi. Sarchi che comunque ha un bel vantaggio nei confronti di Starnone, ma sicuramente non è chiusa la situazione del campionato, perché si andrà a Cervesina a giocarsi questo mondiale. Entrano adesso gli ultimi due giri per Mattia Sorrenti, che passa adesso sul traguardo. Andiamo a vedere il suo ultimo passaggio. 1.09 999, non tocca l'1.10, l'ha toccato solamente 2-3 volte l'1.10, comunque sta ancora sotto il muro dell'1.10. Andiamo a vedere invece là dietro, di nuovo Sarchi è sempre davanti a Starnone, tutto di traverso Sorrenti. Bella questa immagine da puro motorsport di Sorrenti, che guarda anche un po' dietro per vedere com'è la situazione, ma un bel vantaggio, ha un bellissimo vantaggio di circa 5 secondi il pilota numero 21, mentre invece andiamo a vedere i tempi. 1.11.1 per Starnone, che ha girato così, mentre invece Sarchi ha girato in 1.11.2. Attenzione, quindi attenzione, perché si è messo davanti, si è messo davanti Fabio Starnone, non l'abbiamo visto, ma si è messo davanti, probabilmente l'avrà fatto alla parabolica, si è messo dentro, così, grandissimo attacco, buono, e si vuole prendere questa rivincita, come dicevamo prima nei confronti di Roberto Jason Sarchi, che è stato un po' meno incisivo in questa gara. Sì, l'abbiamo visto un po' più in difficoltà rispetto a gara 1, dove aveva un passo migliore, sicuramente dato anche dal fatto che Sorrenti comunque non c'era, quindi un po' le carte si sono non equiparate, si sono un po' scombinate, e arriva adesso sul traguardo Mattia Sorrenti, che chiude così il penultimo giro, inizia l'ultimo sventolo. Intanto la bandiera gialla entra fortissimo, che staccata, sta spingendo addirittura anche l'ultimo giro senza ritegno, non vuole neanche prendersi una pausa di traverso, così Sorrenti cosa ci sta regalando, mentre invece c'è un pilota qua dietro che probabilmente si è caduto e dovrà ripartire. Eccola qui, perché la, ecco perché la bandiera gialla è stata esposta. Secondo me poteva essere il numero 91 Solca, ma non credo, era un altro pilota probabilmente, perché comunque Solca si trova adesso in settima posizione, quindi non è lui assolutamente. Mi scuso per l'errorino. E affronta le ultime curve di questo tracciato di Varano dei Melegari, Mattia Sorrenti, che ha girato il suo ultimo passaggio in 1.10.3, è tornato sopra il muro dell'1.10 di poco rispetto all'1.09.999 che ha fatto prima. Stannone ha girato in 1.11.7, 1.12.1 invece per Sarchi, che ha mollato comunque la presa. Ha fatto il suo giro veloce invece Matteo De Stefani su 1.10.805, ha fatto il suo giro migliore personale. Andiamo a godersi intanto questa bellissima e importante vittoria, riscatto dopo gara 1 per Mattia Sorrenti, che vince così, si prende una rivincita dopo la gara 1, esulta così, bravo, bellissima, bellissima gara, mentre Starnone riesce a spuntarla su Roberto Jason Sarchi, stavolta la spunta lui, e comunque Sarchi comunque il leader di questo campionato davanti a Starnone e Mattia Sorrenti. E poi via via arrivano tutti gli altri con Pietro Aloisio, Wildcard, bravo, in quinta posizione con il numero 46, poi Corradi, Solcaro, Veglia, Aloisio e Boccellari. Andiamo a chiudere la top 10 di questa gara, svetto la bandiera a scacchi, sarà un ultimo round infuocato in quel di Cervesina, siamo pronti ad affrontarlo a ottobre 12-13, sarà veramente una grande, un grande finale di stagione.